Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Vi presento, sono nuovo su YouTube, spero vi piacciono i miei video. Magari sono tutti sfondi slime. Scherzavo, non sono tutti sfondi slime. No! No, Viderb, 2 milioni di iscritti che ho, sono i miei preferiti, ragazzi. Viderb, e ci abbatte. Girati. No, 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 no,
Raga, sempre a 300 iscritti, è sempre la live da 8 ore, raga, l'abbiamo detto, eh. Dai bro, a 500 iscritti esci la faccia, bro. Oggi siamo qui con un ospite speciale sul canale. Buonasera, ragazzi. Siamo qui con Jetil, Gianluigi, Stegil, Gigi e io. Stegil, vai via! Secondo. Sì! Cazzo, sì! Prima vittoria reale, 8 kill, dopo 37 partite. Ciao, Gigi. Ciao ragazzi, e ben ritrovati in questo nuovissimo video un po' particolare. Parto dicendo una cosa: io questo video non lo volevo fare. Bella raga, bella, 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 eccomi qua. Se siamo qui oggi non è perché Tony stamattina si è svegliato e ha detto no, oggi registro con la webcam. No raga, non è per questo motivo qua. Una promessa fatta a voi che siete la mia piccola community che si è creata, diciamo, non volendo, ma si è creata, raga. Siamo una piccola community. Cioè non conoscevo tutti voi, parlo di YouTube in generale, della piattaforma, di tutto. Delle persone che ho conosciuto finora, c'è strada facendo, nel senso... con Fortnite, con Minecraft, con YouTube, con tutte queste cose, raga, ho conosciuto veramente tante persone, ho conosciuto molti di voi. I 500 iscritti, cioè per me è un bel traguardo, che per molti comunque può sembrare piccolo, ma per me non lo è, raga. Il mio obiettivo su YouTube era quello di creare un canale dove caricare video così a caso, per il semplice motivo che mi piaceva molto editare, montare video in generale. Già quando andavo a scuola alle medie, tipo io in classe registravo video, quando tipo sclerava la prof, io stavo sempre lì a registrare. Una serata con gli amici, io stavo sempre lì a vloggare con il cellulare di merda, però vloggavo. Cioè, se io vado a cercare qualche chiavetto USB che c'ho tipo sparso in qualche cassetto, in qualche armadio, c'ho ancora video di quando andavo alle scuole medie con i miei amici che comunque registravo, facevo tanta roba, raga. Io già da piccolo avevo questa passione di registrare video. E poi comunque queste clip che io registravo tornavo a casa, nel senso li passavo sul PC per non perderle. E mi viene una voglia di comunque di editare quei video, di montare quei video, di magari esce qualcosa di carino, magari posso farlo vedere agli altri. L'unico problema è che comunque allora non avevo un PC abbastanza... in grado di farlo, cioè nel senso io avevo fino all'anno scorso, da quando ero piccolo fino all'anno scorso, ho avuto un PC, raga, che aveva un i3, però era un portatile della Olivetti bianco, che qualcuno di voi lo può anche conoscere, basta andare a scrivere su Google Olivetti Telecom Italia, qualcosa del genere. Comunque è andato avanti, ha editato i primi video sul canale, però raga basta, ho dovuto fare un upgrade per forza, quindi lasciamo stare questo discorso. E cioè fino ad oggi, con tanti sacrifici, lavorando sodo, raga, fidatevi, lavorando sodo, sono riuscito a realizzare la mia piccola postazione, che è comunque quella che vi ho fatto vedere l'anno scorso in qualche video fa, che comunque, se vi siete persi, vi lascio il link in descrizione del video della mia postazione da gaming, andatela a vedere se non l'avete visto. I 500 iscritti, per me è una cosa che comunque non mi aspettavo, cioè sinceramente io, i primi mesi su YouTube, raga, erano veramente tragici, nel senso io guadagnavo... la media di 5-6 iscritti al mese, raga, al mese, quindi ero veramente demoralizzato i primi 20-30 iscritti, che comunque ci sono alcuni di voi che da lì arrivano, cioè dai 20-30 ai 50 iscritti mi seguono, quindi GG, grazie raga, veramente grazie, per tutti quelli che mi seguono veramente dall'inizio, grazie raga. Quei 5-6 iscritti al mese io raga non ho mai mollato, nel senso io cercavo sempre di migliorare, cercavo sempre di trovare idee nuove, qualcosa di particolare, cercavo di mettere tutto me stesso in un video, farvi divertire, intrattenere la cioè il pubblico. Ho sempre cercato di preoccuparmi, di far uscire un video bene, di editarlo bene, di imparare a editare ancora meglio di quello che facevo nello scorso video. Quindi ogni video cercavo sempre di migliorare col nuovo video. Addirittura ho cercato tipo un grafico per farmi fare il banner attuale del canale. Cioè io l'attuale banner che ho sul canale non è stato fatto da me, io non ne sarei capace, cioè
potrei anche esserne capace, però ci metterei veramente un sacco di tempo. Quindi ho cercato un grafico che mi fece questo banner, lo ringrazio ancora, anche se ora non, se non sbaglio non li fa più queste cose, però grazie a lui che comunque mi ha fatto un bel banner sul canale, mi è piaciuto. Ho sempre cercato di migliorare l'aspetto del canale in tutte queste cose qua, ho imparato ad usare programmi di editing come Photoshop, Sony Vegas, che io raga non sapevo nemmeno l'esistenza, cioè nel senso io non li sapevo, cioè sapevo l'esistenza, però non sapevo fare nulla. Ho imparato ad usare Sony Vegas con tutorial, con provavo a editare sempre cose nuove. Ora vorrei imparare ad usare Cinema 4D, che è comunque una cosa che non ho mai toccato, mai messo le mani. Quindi vorrei fare, vorrei vedere qualche piccolo tutorial per imparare anche a fare alcune copertine un po' più fighe con Cinema 4D, che ci sta. Insomma, ora non sto qui a spiegarvi tutta la storia del canale, di tutte le cose che ho imparato, tutte queste cose qua. Sono cose che ormai dicono tutti gli youtuber agli speciali, quindi non vorrei fare il solito youtuber che vi annoia con questi argomenti. Ma questo è un esempio per chi come me vuole aprirsi un canale partendo da zero, raga. Da zero, nel vero senso della parola, partendo da zero, caricando un primo video, un secondo video, un terzo video, essere costanti sul canale. Il mio unico consiglio vero che posso dirvi, raga, è di non mollare mai, raga. Veramente di non mollare mai, perché se io avrei mollato ai 30 iscritti, rimanevo ai 30 iscritti. Ora siamo oggi a 500 iscritti. Molti di voi che mi hanno aiutato a crescere, grazie ancora, non smetterò mai di ringraziarvi, raga. Veramente grazie ancora tuttora chi mi segue, chi lascia il like ogni video, chi lascia anche un piccolo commento, chi condivide una live, raga, grazie veramente a tutti. Io vi devo ringraziare veramente di cuore. Vi voglio veramente un mondo di bene. Ora che comunque, diciamo, abbiamo fatto il video con la webcam, mi raccomando, restate sintonizzati sul canale, perché usciranno video gameplay con la webcam, raga, che è tutta un'altra cosa, fidatevi. Io non vedevo l'ora di registrare con la webcam, non avevo vergogna di mostrarvi perché io questo sono. Non l'ho fatto finora perché non avevo una webcam, ecco perché. Lavorando sempre, sto cercando di comprarmi una webcam, mi sono comprato la Logitech, quella la C920, che comunque è un'ottima webcam, raga. Non è una soluzione massima dei big youtuber, però per me è una soluzione abbastanza buona per iniziare a lavorare con la webcam. E niente, raga, detto questo, io vi ringrazio ancora. Come vedete, questa qui è la mia faccia, ecco qua la faccia di Tony. E niente, raga, io spero che vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, raga, per questo video. Non vi ho mai chiesto like, però questa volta ve li chiedo, raga. Arriviamo a 25 like su questo video, raga. Se arriviamo a 25 like, siete dei grandi, veramente. Ma non per una cosa di wow, guarda, ho 25 like. No, è per una cosa mia personale, per avere una soddisfazione su un video che ci ho messo veramente tanto. Comunque siete la mia piccola community e so che con il vostro aiuto possiamo riuscire a raggiungere 25 like. Niente, raga, detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto. Se sei nuovo e stai guardando su questo video sul canale, vedi oggi per la prima volta la mia faccia, mi raccomando, iscriviti qui sotto, rimanete sintonizzati anche per le live. E soprattutto per le live, in descrizione c'è il gruppo Telegram, il canale Telegram, scusate, dove voi basta iscrivervi, vi arriva una notifica che io avviso sempre quando vado in live. Quindi se volete sapere quando siamo in live, basta andare sul gruppo Telegram e verrete avvisati. YouTube è buggato, alcune volte non manda la feed, quindi molti miei iscritti non sono potuti venire in live perché non sapevano che stavo in live, quindi si sono iscritti al canale Telegram, così ogni volta io personalmente vi avviso che sono in live. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Tony Halo. Ciao! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Minecraft. Io qui sono qui Tony Halo. E ci troviamo su un server su